noi. In seguito è. Che le regole che correva. Correva con chi? No, no. Scusate, mi farò facciamo la teglia stanno. Sai chi è il suo mini minore? La Daniele Luciappi ce l'ha lui? No. Ha visto una spatella e pisce male. Grazie.
se tu mi chiedi. Qual è un aggiusto? Boh. Questo non è spaccato. Che sai io, vai. Vedi là, la vita. E faccio per pulire. Oh, aspetta. Ma perché ne è venuto la calambretta? C'è la calambretta. No, ma ho tutto il te. Senti, ma tra la calambretta e la vespa, che cosa preferisci? Tutto a tuo. Ma quando la moglie e la madre. Ah, ho capito. A me mi piace tenere tutto a tu. Da dove venite? Da San Marzano. Qual è il vostro nome? Gaetano Tripano. Ma io sono sicuro che nel vostro garage ci sta caccato il chiuso. Come no? Per esempio? Ci sono due Vespa, due Lambrette, qualche altro Vespa moderno, qualche scuderone moderno. Possiamo dire che siete un collezionista? No, un appassionato solo come per passeggiare, che Vespa e che Lambrette. Ma a benzina? Ma a benzina per loca, Truam? Sì, lo facciamo noi a casa. Compriamo l'olio sintetico, lo misciolamo e mettiamo nelle vesche. Mentre il restauro chi ve lo cura? Il restauro viene curato sempre da persone appassionate di restauro. Perché non da carrozziere o meccanici, restauratori. Perché vedo che è ben fatto il restauro, sì. Anche nei pezzi originali. E poi noi diamo dei suggerimenti. Vi ringrazio, auguri. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno a lei. Mi dite due parole per Positano News. Bene, sta guardando uno dei bellissimi orsetto costruito dalla Bianchi. La Bianchi è quella che faceva le biciclette. È un pezzo rarissimo. Ce ne sono una trentina in Italia. In circolazione? Sì, a suo tempo ce n'erano già pochi. Come si chiama precisamente? Orsetto, 80 centimetri. Quanto è di cilindrata? 80 centimetri e un motociclo, due persone, targato. Costruttore Edoardo Bianchi, il famoso costruttore di biciclette. E com'è che poi la Bianchi ha abbandonato questa, ha lasciato all'altra questa fetta di mercato? La crisi economica degli anni 60, ha bruciato tutte le fabbriche. Carmen, vieni, raccontami, dov'è la tua moto? Ti accompagno, prego. Ma stai sola o sei venuta con qualcheduno? L'ho visto proprio stamattina con una spasella di pescato tra le mani, ma poi ho visto che era una foto del 2001. Infatti, l'anno scorso. Ci sta del gran bel, materiale, vero? Sì, sì. Pochi minuti e vi raggiungo, Carmen. Saluto, buongiorno, mi fate vedere la vostra moto, comandante? Sì, subito. Facetevi più arredo perché sono solo i facci. Dove sta la moto? Andiamola a vedere. Vedi, attenzione. Hai bisogno di una modella? E ragazzi, ma state diventando degli appassionati perché vi vedo presenti a tutte le manifestazioni del settore. Ma qual è il motivo per cui si tira fuori una moto del genere? Carmen, qual è il motivo per cui si tira fuori una moto del genere? Che verrebbe a costare esattamente il doppio? Per l'utile e dilettevole, la passione. Per il piacere di stare con gli amici.
Sapete che in questo momento siete visti anche come coloro i quali faranno risorgere l'Italia con il prodotto italiano. Qual è la moto? Senti, la benzina come facciamo? La miscelate tra voi o va bene quella già direttamente dalle pompe? No, no, perché... miscelazione al 2%. Al 2%. Quindi state sempre a fare i chimici nel vostro garage. 2/3%. Il prossimo appuntamento? Santa Maria Capua. La Cimacana, la seconda prova del campionato regionale a Cimacana. Carmen, il tuo pilota arriverà questa volta? Certo, vincerà. Auguri, in bocca al lupo. Papà! Papà! Io ma hai visto a me? Papà! Perché sto facendo un lavoro che non andiamo. Ciao! Chi è questo pilota? Eros. Eros. Ma questo la tua figliola te l'ha dato in prestito, capitano? Senti, ma ti diverti solo a presentarlo o ti diverti anche un po' a correre? Partecipi a qualche gimcana? No. No. Auguri. Ma se vogliamo vederci... Positano News. Positano? Tra un paio d'ore. Positano News. Allora, da rete a me e fammi strada, che se ogni volta pigliamo otto ne parlare. Chi chiede l'indirizzo, ci vorrei, moto verde. Benelli verde. Di chi è quest'auto? Buongiorno, bentrovati, mi dite due parole per Positano News. Siete voi il titolare di questo pezzo raro, strano? Le macchine sono tutte belle, non ho parole. Indubbiamente, ma questo è molto particolare, sia per il modello che per la macchina. Da dove viene? Da dove venite? Io sono di Pisa, la macchina è inglese, viene dall'Inghilterra e ci ho messo due giorni per l'autostrada, due giorni dai confini della Scozia. Quindi è circolante e marciante. Aspetta, non ho avuto mai problemi con il motore, fortunatamente me l'era bene. E senti, ma è un pezzo numerato perché l'industria, la fabbrica, quante ne ha prodotto? Quindi siete andati a comprarlo in Inghilterra. Non voglio sapere no, fatture. No, stavo lì, abitavo là. Ah, ho capito. Poi non comprare per avere un ricordo di quando stavo in Inghilterra. Meraviglioso. Auguri e complimenti. Questo ci può allora. Ragazzi, dov'è che devo fermare l'occhio? Visto che siete gli esperti della situazione, mettetevi a favore della luce. Signora, buongiorno, bentrovati. Mi fate un sorriso per Positano News. Mi vedo un po' arrabbiata stamattina. Che è successo? È la festa delle mamme. Qual è la vostra auto? Qual è la vostra auto, signora? Non ce l'avete l'auto. Ce l'ha vostro marito? La signora non ha voglia di parlare, ha paura di che cosa? Come mai? Hai paura? Buona giornata, grazie, grazie lo stesso, signora, grazie lo stesso. Chi è di Capri qua? Ma che fanno? Mi mettono il cazzo noi? Ragazzi, siete voi di Capri? Ah, non so, mi sta c'è. Ah, ne puttate nel nulla. Bella chiave. Buongiorno, bentrovati.
Positano News, mi fate un sorriso, mi dite due parole, me le sapete dire? Qual è il vostro mezzo? Noi praticamente siamo qui con delle macchine derivate, Mercedes... Ho visto che Solofra Team ha un prossimo appuntamento il 19 maggio, benissimo. Voi siete il presidente di questo club? Perfetto. Perché dovremmo venire a Solofra? Perché Solofra qualitativamente, non disprezzando nessuno, è un raduno di qualità. Molto ospitale, è un raduno a carattere nazionale, non locale. Ci sono molti equipaggi che arrivano dalla Sicilia, dall'Lazio. Ma sarà solo esposizione o avremo un piccolo tratto competitivo? Sì, ci saranno delle macchine molto particolari di serie, con 500 coccinelle, con pochissimi esemplari, 500 frog. Pochissimi esemplari. Presidente, ma questa passione da dove nasce? Questa passione nasce praticamente avendo una 500. Ti trasmette quella cosa proprio a pelle. Sapete che siamo visti a livello nazionale nel settore dell'economia come coloro i quali paventano il rinascimento italiano attraverso l'industria italiana. Casa stanno accattando tutto quanti i BMW, stanno accattando tutto quanti i Porsche, senza sapere che Giugiaro con una Panda ha venduto milioni e milioni di auto. Quindi fidiamo molto su di voi nel far conoscere il valore e la bontà dell'Italia. Dei nostri marchi. Dei nostri marchi. Ho visto il marchietto Pininfarina, ho visto il marchietto Alfa Romeo che gli americani compravano a Zaffun. E invece oggi vedo una pubblicità televisiva che è imperversa tra Citroen, anche macchine Chevrolet, coreane, giapponesi, bisogna essere più nazionali. I vostri pezzi dove stanno? In fondo, davanti alla chiesa. Davanti alla chiesa, quindi c'erano delle 500? Una 1750, bellissima. Alfa GT e la Mercedes. Ah, l'Alfa, perché ce ne stanno solo due di Alfa Romeo. Con quelle alzate da terra, con degli ammortizzatori che andavano benissimo per il basolato. Benissimo, vi ringrazio. Allora ci faccio un pensierino per Solofra. Sono ci sicuramente. Molto piacere. Auguri e in bocca al lupo. Grazie. Ditelo. Volevo un pochettino alle richieste di voi. Montando nel filino di solito. Positano News. Le troverai su Positano News nell'articolo dedicato. Ok, grazie. Abbiamo i primi 7 giorni di vengo a prenderti stasera. Una gran coppia sulla mia torpedo blu alla capoccia in grigio perla tutta in seta gloria ma è molto seria il radiatore sopra il tappo Thank you.
situazione. Saluti, bentrovati, buongiorno. Mi regalate un sorriso per Positano News. Io vi do il nome. Un rappresentante organizzatore della manifestazione, sì, lo possiamo un attimo solo se me lo procurate. Mi potete dire il nome, così me lo lavoro.